Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta zebrada al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, olio di semi, latte tiepido, zucchero semolato, cacao, caffè espresso, caffè solubile, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero, la vanillina, il latte tiepido e l'olio di semi. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo 250 g di farina e il lievito. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Dividiamo l'impasto in due parti uguali. Abbiamo diviso l'impasto in due parti uguali, sono due dosi da 400 grammi l'una. Una parte l'abbiamo rimessa nel boccale. Adesso aggiungeremo i 25 grammi di farina e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Mettere da parte in una ciotola. Aggiungiamo gli altri 400 g di composto che avevamo precedentemente messo da parte. Aggiungiamo il cacao amaro, il caffè solubile e il caffè espresso amaro. Azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in una ciotola. Abbiamo imburrato una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. Adesso alterneremo a 3 cucchiai di impasto al caffè e 3 cucchiai di impasto bianco. Quindi iniziamo con l'impasto al caffè. Mettiamo 3 cucchiai di impasto bianco, mettendoli sempre al centro. E continuiamo così sino alla fine degli impasti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-50 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta zebrada al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.